Bella a tutti ragazzi, siamo nella 79esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua con questo DAF XF480 e ha già passato la mesura. Ah sì. E siamo qua carichi con 220 quintali di scatole vuote. Abbiamo un 480. Siamo in direzione Norvegia. Direi subito di partire. Fatto già 400 km più o meno in solitario, cioè in solitario 300 li avevo fatti registrandoli, ma dato che il mio computer era scarico, ha deciso che, dato che era scarico, il mio computer quando è scarico, attaccato anche all'alimentatore, non va, non so il perché. Allora ho dovuto fargli fare gli aggiornamenti oggi e adesso funziona, come vedete funziona. Intanto ho messo sta nuova dashboard, molto efficiente, molto efficace, con scritto DAF, presa su Steam Workshop, ed è figa, ci sta un botto, mi piace come dashboard. Tanto va bene sto DAF, cioè, mi piace come va, mi piace. Ci ho già fatto più o meno, quanti chilometri ci ho già fatto? 510. Beve niente, 40, farà 43. Poi dicono i daffisti, dicono che Scania beve molto meno, ma io non noto sta grande differenza. Forse un po' meno, ma poco poco. Poco poco proprio. Perché DAF non c'è, beve come Scania più o meno. Non so in che contesto possono dirlo che Scania beve molto meno. Anzi, per me beve di più Scania. Poi dipende, autotreno, dipende tutto. Questo qua è un bilico. Dai, freniamo prima che gli andiamo nel sedere a questo. Andiamo. Già 79esima puntata. Intanto oggi è il giorno 16, penso, lunedì 16 marzo, sono le ore 7.10, 19.10 di sera, ovviamente non sono le 7.10 di mattina, ma bensì di sera. Registro un episodio adesso, poi devo pre-registrare degli episodi, finito man di mangiare stasera. Perché sta settimana non so quanto tempo avrò per pre-registrare altri video. Devo cercare di pre-registrarne un po', perché sono a corto. Infatti oggi stavo caricando un video su YouTube oggi. Sai, tempo che cancelli i video che hai già caricato e tutto. Comunque stavo caricando. Visto due video rimanenti, come due video rimanenti, ed erano quello per mercoledì 17, no 17, per mercoledì 19, no 18 e per giovedì 19. Allora ho detto, allora 2 giorni devo pre-registrare qualche video che non si sa mai. È da una settimana che non pre-registravo video, cioè io vado in settimana. Cioè un giorno della settimana, di solito un giorno della settimana mi dedico a pre-registrare 1 o 2 giorni della settimana, poi il resto me li gioco tranquillamente io col computer, sto bello tranquillo. Un giorno me lo dedico per caricarli su YouTube, visto che più o meno adesso mi hanno messo la... cioè mi hanno messo, è da 2 mesi che ho la 100 mega di wifi, quindi riesco in un quarto d'ora riesco a caricare un giga e mezzo di video, cioè molto buono, con 20 in upload e 100 e 80 in download. Comunque lo speed test, se riesco ve lo lascio sotto nei commenti, però non so se riesco. Qua dobbiamo andare dritto. Tanto qua mi lagga un po' perché vedete, oltre che qua c'è una grafica della Madonna, poi ci sono macchine eccetera, quindi è normale che mi lagghi un po'.
sabato 14 ho fatto la mia prima live di Eurotruck, cioè la seconda live, la prima live di quest'anno, del 2020 di Eurotruck, nella quale c'è stato uno spettatore fisso in tutta la partita, si può dire. Cioè c'era sempre uno spettatore fisso e questo mi ha fatto molto piacere. Intanto vi volevo dire che Rimorchio Neckari, Centina, ovviamente Centinato, e che qua siamo in Austria e dobbiamo arrivare in Germania, in Deutschland. Deutschland. Tanto quando prima di entrare in Germania mi fermo in autogrill a fare un'ora di pausa, cioè oggi farò le 10 ore di pausa, le 10 ore di guida. Tanto qua c'è un saltino, sono sicuro, se non mi ricordo male. Eccolo qua. Che bello sto Actros, soprattutto il rimorchio è molto bello. Boh ragazzi, oggi nient'altro da dirvi. Notizie principali. Domani è l'80ª puntata, ragazzi miei. Mamma mia. Ho già quasi di nuovo, già 15 giorni, di più di 15 giorni che ho riniziato a far video di più. Beh, se è una cosa così sostenibile, cioè fare dei video così è sostenibile. Poi adesso non vado a scuola, quindi tutto bello calmo. Tutto bello calmo. Bello easy, tutto bello tranquillo. Non c'è niente da studiare, non c'è niente da fare. Comunque, anche se andavo a scuola era una cosa fattibile. Magari le live non erano fattibili, però i video erano fattibili. Un video al giorno toglie il medico di torno. E nient'altro da dirvi. Niente, niente, nient'altro. Giornate tranquille, giornate pessime, giornate di merda, se si può dire. Domani, che per me sarebbe martedì 17, un'altra video lezione, quasi 3 volte alla settimana ho delle video lezioni. Ah no, alle 11 domani, alle 11. Mercoledì ce l'ho a mezzogiorno. Poi basta, poi basta, per questa settimana basta. 2 settimane vanno più che bene. Tanto questo qua rientra. Rientra. Rientra, io rientra, il Volvo è rientrato. Non c'è l'autogrill, qua mi devo fermare io. Fermare qua, mi imbuco dietro sto camioncino, si può definire camioncino sì, vabbè, camioncino. Faccio la pausa di un'ora e riparto. 480 retarder Euro 6, va benissimo. Deutschland.
Germany. Tedeschi. Allora, i tedeschi sono dei pezzi di merda, parer mio, ma hanno delle autostrade bellissime. Invece noi italiani siamo bravi e abbiamo delle autostrade pessime. Ne è un esempio la Brennero. La Brennero. Infatti quel video che avevo preregistrato oggi, che alla fine non me l'ha preregistrato, ero sulla Brennero, ho fatto la tratta da Verona fino all'area di sosta, alla prima area di sosta usciti dall'Italia. Fatto quel viaggetto, ma non me l'ha registrato, quindi non abbiamo risolto niente. 20 minuti di video senza averli registrati. Una bella merda, proprio se si può dire. Qua su, però qua c'è il dosso. Bestia. Bravo, esci dall'autostrada. Uscito dall'autostrada, bravo, con lo Scania, fatto bene uscire dall'autostrada. Entriamo. Qua c'è un salitone, mi sa. Sì, qua c'è il salitone. Ma sì, vabbè. Qua l'ho sempre superato con tutti i camion, questo salitone, anche persino con Renault. Cioè, non va, cioè non è più di tanto salita. Quelli che trovi giù a Hannover, tutta salita. Questo qua agli 80-87 lo sto facendo, più o meno. Adesso agli 80, adesso inizia un po' a scendere, ma niente di che. Uso io che conta geometria parziale. Poi qua vabbè ci sono i consumi, il corrente, il consumo medio, la distanza che fai con i litri di gasolio, qua la temperatura. I gradi della temperatura dell'acqua, i gradi della temperatura dell'olio. Qua c'è la pressione, l'aria. Qua dobbiamo andare verso Berlino. Si frena un po' di più questo, non so io. Da frenare un po' di più. Via. Adesso esce anche sto stronzo, e va anche là. Bah. Non ho parole io. Questo qua esce. Il camion di base è bello perché ha tutta radica dentro. Poi io vabbè ci ho messo sti interni che sono bellini, color marrone scuro. Fuori il camion color giallo paglierino, giallo pipì. Tanto qua dobbiamo stare sulla destra. Via. Berlino 543 km, io qua. Qua mi sposto anche in seconda corsia. C'è un pullman, riesce. Sperando non c'è nessuno, possiamo andare. Boschi tedeschi, paleolica.
Vale, comunque sto 460, 480, scusate, tira un po', cioè. Pensavo che andava peggio, io appena ho comprato ieri sera. Gli ho dato poco, 150, 160 mila. Ho fatto anche uno Scania che gli ho dato 330 mila euro. Autotreno, tra 330 mila compreso il rimorchio, un R520. E poi ho preso uno Scania S650 vuoto che ci ho già fatto tratte nazionali, molto bello, una bella accelerazione, cambio automatico. Questo qua cos'è? Si ferma qua con tutte le macchine, ma tanto sta strada. Io non so perché qua hanno diviso le strade, cioè cosa cambia se noi andiamo sulla sinistra? Bah. Solo che meglio che rispettiamo il codice della strada. Ecco, in più noi dobbiamo andare in salita, cioè dovrebbero fare il contrario. Dovrebbero mettere le macchine qua sopra, visto che loro riescono ad andare in salita, e i camion lì sotto. Intanto qua inizia un po' a frenare, sennò Frucht Timpurt. Entriamo, adesso entriamo di nuovo in autostrada. Ci fermiamo in sto autogrill che qua ogni tanto supero sto qua. C'è un tir, camion là, il bilico e sta robetta, sta mu piccola motrice. C'è il bilico del Volvo, il Volvo Grand Company, arriva dalla Polonia. Non ho neanche le trombe, cioè, non ho niente in sto camion, proprio semplice, semplice. Ieri ho fatto un bel viaggio da solo, in single player da solo. Ho fatto Svezia, sopra Sundsvall, sono andato in Danimarca, ho fatto tutte le strade svedesi, con poca autostrada proprio, avrò fatto su 1500 km, avrò fatto 200 km di autostrada, se va bene. Proprio belle, strade belline. Gasolio ne ho, sì. Gasolio ne ho abbastanza, sì. Cavolo. AdBlue anche. Di un'ora, un'altra pausa di un'ora, mi è andato via il microfono, no, un'altra pausa di un'ora e poi ripartiamo in direzione Germania Alta. Ci fermiamo qua, facciamo l'ora di pausa, ci viene alle 13:3, 48 minuti, va bene. Boh ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella.